Cari amici trader, buongiorno. Oggi 25 di maggio, andiamo come di consuetudine a fare la nostra analisi sulle candele weekly. Andiamo a vedere le performance, andiamo a vedere i grafici. Una settimana abbastanza tranquilla, dove c'è stato invece l'euro franco svizzero che ha raggiunto la parità 1-1. Se no, per il resto tutto normale. Ma andiamo a vedere in dettaglio che cosa è successo. Allora, partiamo con le performance. Vedete che il cacao ha fatto, continua a salire, 10.83, diciamo 11%, il grano 7.91, l'orange juice 6.25, il cotone 5.96, il caffè 5.64, la soia 5.15, l'avena 3.01, il corn 2.76, lo zucchero 1.77, poi vedete che la carne bovina 1.27, il Nasdaq 1.26, poi vedete che il dollaro 0,31, Nikkei 0,14, l'S&P 0,12 non si sono mossi. E invece nei negativi vedete che il petrolio ha fatto un 2,24, ha perso il silver 2,3, l'inizio del dollaro 2,46, poi vedete che il VIX ha aperto 3,19, il gold 3,4 e poi vedete che il platino 5,3 e il quasi 6% ha perso il copper. Andiamo a vedere le performance. Vedete che nelle performance, vedete che l'euro dollaro questa settimana ha fatto una candela negativa, vedete, eccola qua, piccola. Vedete che non riesce a rompere per il momento questa resistenza dinamica. Vedete che questo ciclo, che è partito, come potete vedere, in aprile del 24, non ha la grande forza. Per il momento vedremo cosa, se riuscirà a rompere questa resistenza dinamica e andare a prendere almeno la media 200. Per il momento niente di positivo. La sterlina invece, lei al contrario, si è appoggiata a questa resistenza dinamica, però anche qui non c'è tanta forza. Per il momento vedremo se riuscirà ad andare a prendere la media 200. Attenzione che la media 200 è piatta. Per il momento anche qui non vedo segnali di ripresa. Il dollaro yen, dopo aver fatto questa grande candela negativa, vedete che la settimana scorsa, questa settimana è una candela positiva, vedremo se ritornerà a prendere il 160. Comunque il trend rimane ancora long, perché vedete che la media sono tutte belle rivolte verso l'alto e non ci sono, per il momento non si parla di short. Il dollaro canadese, anche lui ha fatto una candela positiva, però vedete che è sempre fermo. Siamo in una fase ormai da 5 settimane, possiamo dire laterale. Per il momento non c'è forza, vedremo. Per il momento non ci sono suggerimenti da darvi. Come vi dicevo, l'euro franco svizzero, voglio farvelo vedere, eccolo qua, siamo raggiunti quasi alla parità. Vedete che è andato a prendere quel 0,99, 497, sembra che qui il ciclo è partito, c'è stata una grande forza. Se dovesse rompere, rischia di poter andare a prendere anche gli 1,01 e poi magari anche gli 1,19. Andiamo adesso a vedere i nostri indici, quindi indici, dove partiamo con l'indice del dollaro che, l'indice delle commodity, che niente da fare, non c'ha la forza. Per il momento quel 301 che io avevo detto che doveva essere il prossimo target, per il momento sembra far fatica ad andarlo a prendere. Il trend si è al rialzo, però non abbiamo questa grande forza. Il VIX invece, lui continua la sua discesa, vede che ha rotto quegli 11,61, poi è ritornato leggermente sopra, però comunque io ho previsto che dovrebbe toccare gli 8,56, vedremo se sarà così. Il Dow Jones ha fatto una candela negativa dopo aver preso la settimana scorsa i 40.000, vedete che comunque il trend è al rialzo, questa potrebbe essere una correzione. Comunque il trend per me rimane ancora al rialzo. Anche qui una seconda candela negativa per il DAX, che per il momento lo prevedo a 19.000, vedrete se riuscirà a ritornare. Comunque il trend, guardate le medie, sono tutte rivolte al rialzo, il ciclo che è partito qua, vedete che per il momento penso che il prossimo target, ve lo faccio vedere qua, sarà i 20.000, lo metto qua a 20.000, vedremo se sarà così. Poi l'SP500 ha fatto una candela rossa, però vedete che si sta avvicinando ai 5.300-5.400, possiamo dire. Comunque anche qui prevedo anche qua i 5.500 il prossimo target. L'indice del dollaro, anche lui è fermo, non ci sono condizioni di entrata, per il momento aspettiamo. Poi il MIB, vedete che ha fatto una candela negativa, però il trend, guardate come le medie sono tutte rivolte verso l'alto, per il momento non prevedo nessun short, per il momento penso che il prossimo target dovrebbe essere 35.000 e poi 37.000, staremo a vedere se sarà così. Poi andiamo a vedere adesso le nostre commodity, che è sempre interessante vedere cosa succede. Vediamo che il grano
è andato a prendere la media 200, vedete che il circo che io avevo detto che era partito qua si è avverato, vedete che adesso ha toccato la media 200, però nel prossimo target per me dovrebbe andare così, nel prossimo target andare a prendere quel massimo fatto registrare nel luglio 2023 a 777, vedremo se sarà così, monitoriamo, questo è il prossimo target. Poi la soia invece ha fatto anche lei una candela positiva, però non ha quella grande forza, abbiamo visto la partenza del ciclo. Vedete che per me qui c'è ancora la media 200 che incrocia, scusate, la media 50 che incrocia la 200, per me non mi dà ancora la certezza di entrare a mercato, per me aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi il corn, anche lui ha fatto una candela positiva, anche qui però c'è questo incrocio, 1050, 1200, per me non mi suggerisco di aspettare. Il gold che dopo ha fatto 2430 ha fatto un nuovo massimo, che lo vedete qua, il massimo che è stato fatto a 2450, comunque il 2005 è la prossima media, questa settimana una media candela rossa, però il trend vedete che rimane tutto a rialzo. L'argento, anche lui ha fatto, dopo aver fatto questo massimo, che lo andiamo a monitorare, mettere, eccolo qui, 32, questo è il massimo che ho fatto questa settimana, vedete che ho fatto una candela negativa, però comunque il trend è al rialzo e il prossimo target sarà i 36 che io avevo indicato. Il petrolio che niente da fare, non ha la gran forza, per me sembra che voglia ritornare a questi 69 che noi dobbiamo monitorare. Poi il platino che niente da fare, dopo aver fatto, vedete che non riesce ad andare a prendere quel 1128, ormai siamo in un cardiogramma, vedete che insomma ormai possiamo dire che siamo tra i 1128 e 796, siamo veramente in una fase di tanta incertezza, per il momento aspettiamo, non facciamo niente e vedremo cosa succede. Il caffè, vedete che ha fatto un'altra candela positiva, sembra voler ritornare a prendere i 248, staremo a vedere, comunque il trend rimane ancora al rialzo. Il gas, dopo aver fatto questo nuovo massimo qui, questo massimo dopo queste varie settimane, comunque ho fatto chiuso con una pin bar, attenzione, se vedete che qui c'è questa incrocio 50-200, per me non suggerisco di non entrare a mercato e aspettare. Vedete che anche il nostro 520, dopo aver toccato i 520, il copper, vedete che sempre al rialzo, c'è questo incrocio, fatto questo potrebbe essere una candela di correzione, prometto aspettiamo di vedere che cosa succede, comunque il prossimo target per me sarà i 6 dollari. Poi andiamo a vedere il cacao che dopo aver fatto, ecco qua, questo per me è il nuovo minimo, questo qua è il nuovo minimo, vedremo se questo sarà il minimo della ripartenza, lo monitoriamo, questo qua di maggio 2024. Per momento anche qui trend rimane ancora per me long, però attenzione perché sembra qui non è bella come si chiama, la media non è bella bella dritta, però comunque rimaniamo ancora con il positivo. L'orange juice invece vedete che continua, guardate l'orange juice dove io ero entrato a 87, vedete che sembra voler volare, vedete che io ho messo 521, avevo detto mesi fa che avrebbe toccato i 400, avevo detto 450 e adesso stiamo andando a 521, vedete che trend rimane tutto ancora al rialzo. Terminiamo con le cripto che al momento vedete che Ethereum contro Bitcoin, vedete che Ethereum c'è stata questa ripresa, Bitcoin vedete che Bitcoin rimane short, vedete che l'Ethereum è più forte, vedete che qua c'è questo incrocio, attenzione perché l'Ethereum rischia di ritornare sui massimi. Ethereum che ha fatto, guardate, rotto, vedete questa grande candela questa settimana e sembra voler tornare a 4126. Il Bitcoin anche lui forte, Bitcoin che è 68 però non ha avuto la stessa forza, comunque il trend rimane al rialzo, e Uniswap che anche lei sembra voler ritornare ai 12,53, staremo a vedere che cosa succederà questa settimana. Io vi ringrazio ancora di seguirmi sempre, vi auguro ancora una buona settimana, ci sentiamo settimana prossima, vi auguro a tutti un buon weekend, a voi e le vostre famiglie, ciao a tutti.